Bentrovati a questo spazio dedicato agli approfondimenti dell'Hub News per parlare di tutto quello che ruota intorno al fenomeno, insomma, del coronavirus, ma come vi stiamo dicendo in queste puntate cerchiamo di portare anche un po' di leggerezza nelle vostre case. È cominciata la fase 2, quindi si ricomincia un po' ad uscire, ma vediamo, ci sono dei settori che apriranno molto in ritardo e tra questi c'è proprio il teatro, c'è la cultura, c'è il cinema. È con noi Nadia Baldi, attrice, regista, fondatrice di Teatro Segreto, una compagnia attiva dal 1996. Intanto ciao Nadia! Ciao, grazie per avermi contattata ovviamente, grazie, veramente grazie. Allora, dicevamo, fase 2, ok per molti settori, ma quello che soffre tanto effettivamente è il settore della cultura, no? Sì. Il teatro soprattutto, avete un approccio con il pubblico, come si fa? Quanto manca? Ma noi, diciamo, essendo dei creativi fondamentalmente, non abbiamo paura di questa cosa, di dover cominciare con mettere in campo tutta la nostra capacità di rimodulare anche la cultura, quindi non è un problema che riguarda noi in prima persona, riguarda chiaramente la sicurezza, però chiaramente occupandomi anche del Napoli Teatro Festival ti dico che tutte le compagnie non vedono l'ora di riprendere il lavoro, quindi ripeto, da un punto di vista della creatività c'è una grande urgenza invece di mettere in campo anche in maniera nuova tutto quello che in qualche modo uno ha da esprimere. Il problema è legato a questa modalità che dipende più dai ministeri, dal governo, dai ministeri dei beni culturali che stiamo aspettando e che sembrerebbe addirittura d'arrivo. Nel frattempo sicuramente noi non ci siamo fermati, infatti abbiamo diciamo, da pochi giorni abbiamo stabilito che comunque il festival si farà e si farà a luglio. Si parla di Napoli Teatro Festival, insomma, non cose che ha la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, ricordiamolo, adesso sei, diciamo, fai anche da portavoce, lui aveva anche qualche problemino di comunicazione, parli tu per lui, insomma, sì, è la stessa cosa. Perché lui è, insomma, isolato in un posto complicato che è il Cilento, dove ci sono veramente grandi problemi di linea, il che da un certo punto di vista è anche una grande salvezza, perché magari veramente ci si isola in senso serio. E Napoli Teatro Festival, come sai, impegna anche Benevento, perché noi comunque sì, lavoriamo anche con le altre città della regione e quindi noi siamo anche presenti su Pietrelcina come da certo, ormai certo. Due o tre anni. E quindi niente, stiamo lavorando, abbiamo intenzione di farlo, sempre che tutto questo venga accompagnato da un momento di maggiore calma da un punto di vista sanitario. Però l'obiettivo in questo momento, stiamo lavorando al progetto per debuttare con tutte le produzioni a luglio. Ah, quindi c'è la possibilità che, insomma, che il teatro, cioè che questa kermesse si svolga a luglio, quindi non più a settembre come si paventava in un primo momento. No, ci stiamo anticipando a luglio con soli spazi all'aperto. Certo. E con la considerazione di tutte quelle che sono le norme per il distanziamento, perché in fondo se a giugno, il primo giugno, aprono i ristoranti, aprono le chiese, aprono i bar, noi diciamo non siamo da meno, perché possiamo tranquillamente prevedere posti all'aperto che consentono tutti i distanziamenti possibili e soprattutto con le compagnie che hanno ben chiaro che in palcoscenico quest'anno si penserà a delle produzioni innovative, perché considerano, come dire, lo spazio scenico anche uno spazio dentro al quale bisogna stare attenti. Certo, che poi tra l'altro anche gli spazi all'aperto sono stati già in uso alla kermesse. Ricordiamo proprio Pietrelcina, sì, nel Teatro Naturale. Assolutamente, sì. Quindi sì, è una prerogativa del Napoli Teatro Festival, no? Sfrutta certo, molto le location naturali.
Assolutamente sì, e anche sfrutta molto tutte le bellezze naturali della regione. Infatti, oltre che una serie di beni culturali che sono sempre nostri compagni, come Palazzo Reale, che è la sede centrale, noi ci muoviamo in tutte quelle aree che comunque hanno una loro destinazione culturale e che hanno una loro bellezza che alle volte viene scoperta proprio dallo spettatore che per la prima volta si reca. A noi è successo nel Festival, sono gli spettatori che ci dicono non eravamo mai stati qui e grazie al Festival possiamo vedere una cosa che in qualche modo viene scoperta. Certo, ci sono due cose da visitare, insomma, la cultura del territorio e ovviamente godersi uno spettacolo, insomma, comodamente all'aria aperta, in prima fila, nei nostri comuni. E per quanto riguarda il cartellone, invece, puoi darci qualche anticipazione? State già pensando qualcosa? Chiaramente noi il festival l'avevamo già tutto programmato, eravamo pronti anche per la conferenza stampa, ci siamo un attimo fermati, ci sono una serie di artisti internazionali che già sono stati anche annunciati, c'è Papa Ioannou, Jan Fabre, insomma ci sono una serie di internazionali. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo in campo Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, l'Elfo Puccini, insomma, consideriamo che comunque è un festival che vede almeno 150 produzioni arrivare da tutto il mondo, quindi insomma è un festival enorme. Enorme, È un sì. E le festival enorme. location quali saranno più o meno? Pietrelcina rimane confermata ovviamente per quanto riguarda il nostro Sannio. Le location, dicevo, che toccherà quest'anno, questa edizione 2020? Allora, siccome non è possibile stare nei luoghi chiusi, noi sicuramente faremo Pietrelcina, Avellino, Caserta, Salerno e Napoli, e sicuramente con luoghi all'aperto. I luoghi all'aperto a Napoli, Palazzo Reale, probabilmente Capodimonte. Bello. Ci stiamo lavorando in questo momento, ci stiamo lavorando e vediamo un attimino che cosa verrà fuori. Saremo molto più precisi a fine maggio. Quindi a fine maggio aspetteremo ovviamente una conferenza stampa come si deve, quindi insomma con tutte le novità, con tutto Speriamo quanto. di sì. Speriamo di sì, ma allora quanto è difficile lavorare in questo modo a distanza, chiusi in casa, anche se adesso ormai da ieri già insomma, si può uscire, però ovviamente è diverso. No, ma non solo, è diverso, ma considerate che comunque noi come fondazione siamo considerati comunque degli enti che hanno a che fare con la cultura e con lo spettacolo. In questo momento non ci sono ancora normative che consentono il rientro in ufficio per enti che hanno a che fare con la cultura. Quindi comunque noi siamo ancora tutti in smart working, non ci incontriamo, ci incontriamo solo così. Con grande difficoltà, perché è chiaro che il lavoro di squadra ha bisogno anche del vedersi, di stare insieme ore, 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 che questo non lo puoi fare stando al computer, Certo. sinceramente, un mezzo tra parentesi che io non amo, e facendo la regista e l'artista sono molto lontana da questa cosa, ci Sì. costringono a farlo, lo facciamo. Però è con grande difficoltà. Considerate che noi comunque da 2 mesi che facciamo un lavoro qualcosa di osservazione, di capire come rimodulare, di ascoltare tutte le esigenze di tutte le compagnie, parliamo di oltre 150 compagnie, vediamo un attimino che cosa succede in una situazione lavorativamente abbastanza stressante. Ecco, come ti immagini anche il pubblico, no? Delle performance che ci saranno, degli spettacoli, tutti mascherati. Anche questo crea un po' una sorta di scenografia particolare, anche un po' surreale al teatro stesso. Assolutamente. Ma io circa un mese fa ho visto le immagini a One di un teatro che riapriva e per fare la disinfestazione, diciamo, di tutto erano, non so, una squadra di, non so, penso una cinquantina di persone con tutte mascherate, tutte ovviamente, così come le vediamo in televisione, con questi tubi pieni di flusso. Sembrava di assistere già a uno spettacolo, cioè vedere loro in platea che facevano questo mi sembrava di vedere uno spettacolo.
credo che in qualche modo la sensazione sia un po' questa, cioè gli spettatori più che mai saranno anche protagonisti. Protagonisti. Perché appunto col distanziamento, con le mascherine, con non si sa che, anche gli attori avranno degli spettatori come protagonisti in qualche modo del loro spettacolo. Insomma, ci si dovrà adeguare, sarà qualcosa di diverso, siamo, ma voi artisti siete pronti al cambiamento proprio per natura? Sì. No, ma noi su questo non abbiamo timore, sarà un anno sperimentale, magari comunque sarà, anche nel dramma può essere una grande opportunità, può essere un'opportunità perché si devono ripensare si deve ripensare ad una serie di cose che hanno a che fare chiaramente con l'economia, con l'ecologia, con il concetto che riguarda proprio il nostro lavoro. C'è in atto una battaglia affinché venga riconosciuto non solo dal Ministero dei Beni Culturali, ma dal Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro ancora non considera questo reparto un reparto di lavoro, come tutti gli altri. Quindi c'è questa battaglia e questa è una grande opportunità in questo momento. Senti Nadia, questo momento così lungo che è durato fin troppo, ecco, in qualche modo a voi artisti crea anche dei momenti di suggestioni particolari e quindi anche di nascita di creatività diverse, ispirazione per qualcosa? Stai già pensando magari a qualcosa per il teatro, per il cinema, visto insomma sei regista allora, poliedrica? Guarda, anche io all'inizio ho pensato che bello, adesso siamo tutti chiusi, non dobbiamo pensare a nient'altro, possiamo concentrarci solo su quello che è la nostra creatività. E mi sono confrontata con tanti artisti, purtroppo è paradossale, ma non è così. Cioè il sentire un'energia che non cammina, che non crea fluido positivo, negli artisti che hanno una particolare sensibilità non crea invece non favorisce in qualche modo questa cosa. E, è chiaro che io avevo già un impegno che era quello del Napoli Teatro Festival dove devo debuttare, spero di debuttare con un mio spettacolo, quindi sono stata obbligata a pensarci, però con grande fatica. E ho scritto un film che vorrei insomma in qualche modo mettere in campo, ma in questo periodo con grande fatica. È stato un periodo duro perché comunque ti metti a contatto con una serie di cose inevitabilmente, che ripeto sono grandi opportunità, però bisogna avere grandi strumenti per manovrare queste sensazioni, queste emozioni. E non tutti hanno la capacità di tenere a bada tutte queste emozioni. Nadia, a questo punto l'appello, ecco, come rappresentante della categoria degli attori, degli artisti in generale, dei registi, al Ministero, a chi insomma deve dare uno scossone a tutto il sistema. Sì. Ma io ho visto l'altra sera Franceschini in TV da Fazio e ritengo che in qualche modo loro stiano facendo un buon lavoro, chiaramente è un lavoro complesso, me ne rendo conto, veramente è un lavoro enorme. L'appello è quello di capire questa volta e non più tardi che siamo dei lavoratori, siamo delle persone che solo per fare uno spettacolo lavorano almeno 30 giorni, ma anche 15 ore al giorno. Quando si pensa a noi si pensa semplicemente a quello che si vede alla fine e quindi o allo spettacolo o alla fiction o all'attore famoso, non è così. Io dico sempre, il mio compagno un solo giorno è venuto sul set, lui fa tutt'altro nella vita, è venuto sul set e mi ha detto tu non stai bene perché stare dalla mattina fino alla notte a fare solo esclusivamente mezza cosa per 12 ore è di uno stress allucinante, ma fisico, non si mangia, si mangia male, ci si preoccupa sotto la pioggia, con la febbre. Tutto questo è sempre stato confuso col fatto che eravamo degli appassionati, ma non è così, noi siamo dei lavoratori, appassionati sì, ma siamo dei lavoratori, quindi vorrei che insomma ci fosse finalmente un ribaltamento di questa cosa che poi è fondamentale per tutta la nazione. Cioè, in questi giorni la gente ha letto libri, ha visto film, ci chiamano per fare le beneficenze, ci chiamano per fare le pubblicità per le industrie, quindi consideriamo la nostra, l'arte, la cultura,
un lavoro vero e proprio, tra parentesi, è quello che in tutto il mondo ci distingue. Questo. Un lavoro pieno di passione, che male c'è, la bellezza è anche questo. Nadia, io ti ringrazio, allora ci diamo l'appuntamento a luglio sicuramente per il Napoli Teatro Festival, incrociamo le dita e ce la dobbiamo fare. Sì, assolutamente, grazie e buon lavoro perché fate un lavoro importantissimo, grazie mille. Grazie anche a te, ciao Nadia. Thank you.